è più o meno Ah, secondo cioè se dicevi Corea, ah, questa mi mancava, non la me. Non sapevo. so come l'avevano raccontato i compagni del tempo. Ecco, e con Ocalan siamo andati vicino. Guarda. Chiediamo la liberazione di un detenuto in un carcere in un paese dell'Asia, ecco. Minore, minore. Dell'Asia minore, esatto. No, ma minore già è troppo, capito? Anche quello non mi piace. Siamo già in Mi piace diretta sulla quasi minore. pagina di Transform, che Cioè, ti stai probabilmente già... anche Quindi collegate. ti sentono, abbiamo... Si sentono, sì, quindi Ah, va bene. parlate, non parlate Di di cose quei che non è... di paesi lontani del Medio Oriente. Non pronunciamo nomi di prigionieri politici. Esatto, perché come sapete, Facebook l'altro giorno ha bannato il segretario del Partito della Rivoluzione Comunista, Montecelvo, che ringraziamo ancora per aver accettato l'invito a partecipare a questo incontro con la redazione Transform, Grazie a e voi Roberto. che appunto gli è stato oscurato la pagina Facebook perché ha citato il nome appunto di un prigioniero politico che a questo punto neanche noi pronunciamo per mantenere attiva la nostra comunicazione, ma approfittiamo, insomma, oltre a parlare della cronaca in generale politica che stiamo vivendo in questi giorni in Italia e in Europa. Lo abbiamo invitato soprattutto a seguito dell'incontro che Rifondazione Comunista ha promosso con una serie di persone, di attivisti, di intellettuali italiani per fare un po' il punto sulla necessità, una necessità, mi sembra evidente a tutti, di costruire da un lato un'opposizione di sinistra al governo che ormai raccoglie, diciamo, l'arco ampio parlamentare e al tempo stesso di costruire un'alternativa politica al quadro che va emergendo, soprattutto, diciamo, nel terreno della sinistra. È stato un incontro molto importante, molto seguito. Pieno di spunti, di riflessioni su campagne, terreni di lotta che insomma, penso siano largamente condivisi dalla sinistra, eppure con difficoltà riusciamo a mettere in piedi, a farli vivere al di fuori, diciamo, dei propri ambiti. Ecco, allora. Noi abbiamo già come da tempo, come Transform Italia, promosso questo ragionamento su quale potrebbe essere, diciamo, il cammino analitico di proposta politica che riesca anche in Italia a far vivere quella sinistra che in altri paesi è vigile, c'è, cioè, in alcuni molto. In alcuni altri un po' con difficoltà, ma difficilmente con le difficoltà che abbiamo noi, che pure siamo eredi, diciamo, di una storia della sinistra nel paese che, insomma, lo ricordiamo tutti, cioè, ha avuto il Partito Comunista più grande d'Occidente, ha avuto le organizzazioni di massa senza arrivare ai tempi troppo remoti, ma basta pensare al Movimento per la Pace negli anni 2000, Genova, Firenze e tutto quel processo che sono stati i social forum. Ecco, noi siamo, come sapete, come sa anche Maurizio, dell'idea che in Italia si può rifondare un'idea della sinistra facendo un po' un baricentro su quella che è la dimensione europea, per primo di tutto perché questo terreno, diciamo, credo che sia ormai sotto gli occhi di tutti, è il terreno
della politica e non esistono più, diciamo, i rapporti nazionali o le questioni nazionali fuori dal contesto europeo. E anzi, molto spesso è il contesto europeo che determina le scelte anche nazionali. Noi viviamo l'esperienza di Draghi, che è, mi sembra, l'emblema di questa eventualità. E quindi la prima domanda che faccio io, poi dopo lascio la parola a Franco, è appunto questo come Rifondazione Comunista intende avviare questo percorso di costruzione di questa opposizione e se c'è in questo in questa idea l'idea appunto dell'Europa e della sinistra europea. Ma innanzitutto, Roberto, credo che l'assemblea che abbiamo fatto online sia stato un momento utile di incontro e riflessione collettiva, molto partecipato, perché parte da una proposta che noi abbiamo lanciato intorno a due assi. Una, l'opposizione al governo Draghi, che dovrebbe essere scontata, ma non è scontata, perché mi sembra che anche a sinistra e nei movimenti ci sia molto anche atteggiamento emendativo da consiglieri del principe, cioè non da un atteggiamento per cui non c'è un avversario, un governo a cui fare opposizione, ma un governo a cui suggerire di fare le cose un po' meglio. Questo va bene perché nelle campagne su single issues su una singola questione si deve fare anche questo, però viene a mancare invece in questo momento, mi sembra, un'attitudine più critica. L'altro punto è quindi costruire l'opposizione non è una passeggiata, perché richiede anche unificare forze e cercare di costruire i movimenti, condividere piattaforme, ma su questo mi pare che ci sia abbastanza convergenza, e cominciare a costruire un'opposizione che non sia solo quella di destra. Oggi, poco fa, ho notizia che l'estrema destra, insieme a una folla di ristoratori, eccetera, poi in queste cose capire quanti siano effettivamente i ristoratori e quanti gli elementi di estrema destra, insomma, è difficile. Comunque, insomma, abbia tentato di sfondare verso il Parlamento in sé, la cosa non va ingigantita, però dall'idea che in questo paese da troppo tempo, anche per la nostra debolezza, sembra che l'opposizione possa essere solo di destra, l'opposizione di piazza. Ma noi abbiamo posto anche un altro problema, l'alternativa, cioè nel senso che siamo all'opposizione di Draghi, ma riteniamo normale che in questo paese a sinistra non vi sia una forza, un progetto, una proposta di alternativa ai poli esistenti, e su questo pure noi non proponiamo tanto delle soluzioni, poi ognuno di noi ha delle opinioni, tra di noi sono abbastanza consolidate tra l'altro, ma di aprire un percorso, perché il problema non è solo di Rifondazione Comunista o di quelli più intelligenti dentro alle altre formazioni della sinistra anticapitalista. Non è un problema dei partiti soltanto, dovrebbe essere un problema su cui ci si interroga più largamente a sinistra. Ora, il riferimento all'Europa, io non ne faccio un elemento di trasposizione immediata, perché è ovvio che ogni contesto nazionale ha delle sue specificità, e noi che facciamo parte della sinistra europea lo sappiamo, e ci sono appunto, a seconda dei differenti contesti nazionali, per esempio anche dei comportamenti e un'organizzazione della sinistra radicale differente, però una cosa è certa, è che nel Parlamento europeo c'è una sinistra
radicale, di cui fanno parte anche i partiti comunisti, una sinistra rosso-verde che fa riferimento a GUE-NGL, che adesso ha assunto direttamente la denominazione la sinistra. A mio parere, i nostri europarlamentari hanno fatto bene. Esiste, per esempio, quel gruppo parlamentare che non ha votato per la commissione per la presidenza Ursula e ha condotto la battaglia sui vaccini rispetto alla posizione demenziale della Commissione europea. In Italia, in questo spazio politico, bisognerebbe organizzare qualcosa di analogo, con caratteristiche ovviamente che saranno italiane. Al tempo stesso in Europa c'è uno spazio come il Partito della Sinistra Europea, tra partiti aderenti e partiti osservatori. Ora, anche qui in Italia lo stesso spazio invece è diviso, frammentato e molto più debole. Quindi le due questioni si intrecciano fortemente. Sarebbe, e lo dico, normale che i partiti aderenti o che chiedono di aderire alla sinistra europea costituiscano in Italia un soggetto unitario, plurale nelle forme che ritengono, eccetera, eccetera. Se in Italia non si fa, c'è un motivo elementare, che gli altri partiti non sono d'accordo a farlo. Mi riferisco a Sinistra Italiana, ma come sai, ed è inutile, leggo continuamente articoli sul manifesto in cui si parla dei problemi della sinistra in generale, ma è difficile discutere di soggettività unitarie con chi ha chiuso l'esperienza della sinistra, perché dice innanzitutto bisogna allearsi col PD e da quello discende tutto il resto. E anche questo è un elemento di cui dobbiamo prendere atto e di cui discutere, perché ovviamente è uno scenario diverso da altri paesi. Grazie Maurizio, poi riprendo questa cosa qua, ma adesso do la parola a Franco che con me ha seguito questa assemblea e è interessato al percorso. Sì, l'assemblea è stata interessante, la partecipazione non solo di chi è intervenuto, anche mi pare proprio i numeri di chi l'ha seguita. Quindi vuol dire che non siamo ancora in dimensione di massa, ma che in un'area di persone più o meno militanti o comunque attive c'è un interrogativo, un sentimento che spinge verso il corso di problema di come intervenire in questa situazione. Ora, io rispetto anche ad alcuni interventi, rispetto anche ad alcune discussioni che abbiamo chiacchierato, che abbiamo fatto come redazione, esprimo una posizione che capisco è un po' forzata, ma secondo me è necessaria. Sento a volte anche in interventi dire: ma non pensiamo alla questione elettorale, la questione elettorale viene dopo, il momento istituzionale è successivo. Io invece penso, adesso forzo un po', ma io credo che in Italia noi abbiamo questo problema, cioè se al Parlamento europeo abbiamo Manon Aubry che interviene e dice le cose che dice sui vaccini e il video viene visto da milioni di persone, se in Spagna abbiamo una ministra comunista che cerca di modificare i rapporti di forza tra impresa e lavoro, se in altri paesi d'Europa e non, comunque certe posizioni, certe idee, certi punti di vista hanno una rappresentanza istituzionale, che non vuol dire che poi che riescano ad ottenere tutto ciò per cui si battono, però danno voce, e io credo che noi abbiamo questo problema. Poi è chiaro che non può essere, come dire, risolto, esaminato fuori dal contesto sociale, fuori, però io credo che sia, come dire, è un terreno della lotta di classe, ma un terreno che ha una sua specificità. E non, io vedo in alcune posizioni che diciamo, non mi convincono un pensare che questo terreno di lotta, lo vedo, chiamiamolo politico in senso stretto, cioè elettorale istituzionale, possa essere un derivato di un impegno sociale, le lotte, la condizione delle lotte, ciò che succede, tutte cose sacrosante che vanno fatte, ma io credo che abbia una sua specificità e una sua autonomia di ragionamento e di strategia. Ecco, questa è una prima considerazione. Ne aggiungo un'altra. Io credo che uno dei limiti,
diciamo, delle esperienze, perché in questi decenni purtroppo usciamo anche da una serie di esperienze, di tentativi di aggregazione diversi fra loro, che poi diciamo, non hanno avuto adeguato successo elettorale, o anche quando l'hanno avuto, come il caso dell'altra Europa, poi alla fine diciamo, non sono riusciti a sedimentare una costruzione politica che durasse nel tempo. Ecco, io credo che questi limiti di queste esperienze, che volta per volta hanno messo insieme dei soggetti e hanno provato a costruire una media dei soggetti che erano in campo, quindi per dire, la sinistra aveva un'impostazione, potere al popolo quando era soggetto collettivo ne era un'altra, l'altra Europa un'altra ancora, rivoluzione civile ancora diversa perché i soggetti erano ancora diversi, così via. Ecco, io credo che questo meccanismo del mettere insieme e poi trovare una media vada un po' modificato. Probabilmente bisogna ragionare su ciò che si vuole fare, su quale soggetto possa rompere una logica di nicchia e di autoreferenzialità, e quindi parta dalle domande politiche, dei bisogni sociali, e poi provare attorno a quello a costruire un percorso unitario, però provando che sia aperto, ma aperto avendo definito dove si vuole andare. Perché io temo che, siccome poi il dibattito, giustamente, ognuno esprime la sua posizione, alla fine si disperda perché non riesce a focalizzare qualche obiettivo. Non possiamo risolvere tutti i problemi, ma possiamo provare a individuarne alcuni su cui lavorare. Ecco, io vedo un po' questi due elementi: l'importanza dell'aspetto elettorale istituzionale, che richiede una sua specificità di ragionamento, e probabilmente ragionare su un'idea che capovolga, non partendo da noi, cioè dai soggetti che si mettono insieme, ma partendo da domande politiche e bisogni sociali che sono presenti in questo paese, e quindi provare a capovolgere il meccanismo di ragionamento. Ma io sono abbastanza d'accordo, Franco. Ovviamente capisco una cosa: noi abbiamo detto cominciamo a ragionare al di fuori di precipitazioni elettoralistiche, perché ovviamente finora il limite di tutte le esperienze che sono nate è quello che poi alla fine si sono costruite a ridosso delle elezioni. Adesso forse abbiamo un po' di tempo e quindi si può ragionare su come si costruisce un'opposizione efficace. Faccio un solo esempio: tutte le forze politiche presenti in Parlamento, mi sembra, perché quasi tutte, diciamo, probabilmente sarà contraria a Sinistra Italiana, ma certo non lo è Fratelli d'Italia, hanno convenuto che possiamo destinare 17 miliardi del recovery fund alle spese militari. A me pare che già solo questo dovrebbe indicare, appena si può uscire fuori di casa e assembrarsi, che forse noi dovremmo pensare che, a costo di andarle a portare a casa di un ristoratore o di un disoccupato, o appunto usarle per aprire l'ospedale, ma insomma che dobbiamo dare vita a una protesta di massa contro questa cosa. Non cito altre, però il tema che pone Franco io lo ritengo imprescindibile. Poi magari saremo condannati alla debolezza elettorale, ma che in Italia, col fatto che abbiamo due poli che sostanzialmente su tutte le questioni fondamentali alla fine non sono molto distanti tra di loro, certo ogni tanto sui temi, diciamo, delle libertà e della laicità dello Stato c'è qualche accento diverso, però alla fine Draghi va in Libia oggi e si congratula con gli aguzzini libici per come gestiscono l'immigrazione. Alla fine, se ci andava Salvini e diceva la stessa cosa, metà delle persone che conosciamo stavano scrivendo fascista eccetera, datemi due sardine per andare in piazza, mentre ci va Draghi e anzi i giornalisti che ne riferiranno sono stati anche intercettati senza essere indagati, grazie a Minniti. Insomma, persino sul tema che
che è stato più divisivo tra destra e centrosinistra in questi anni, alla fin fine, se andiamo al fondo, non è che ci sia stata poi chissà quale differenziazione. Per cui io la penso come Franco, ritengo che sia sbagliato ragionare bollando come sbagliato il porsi il problema del terreno della rappresentanza, che tra l'altro chi propone di abbandonarlo lo fa per motivi vari, dentro i movimenti perché sostanzialmente ragiona sul fatto non abbiamo la forza per una proposta alternativa e quindi contrattiamoci uno spazio per noi, ma questo è davvero desolante e non mi pare che in questi anni abbia prodotto risultati. C'è chi dice saltiamo un giro perché dopo si faranno grandi soggetti di sinistra, l'ho letto anche sul Manifesto in questi giorni, faccio notare che se non lo facciamo nei prossimi 2 anni non vedo perché si debba fare poi nei 2 anni successivi, ma il tema che io mi pongo è questo, e su questo proprio sono completamente d'accordo con Franco, è che la nostra assenza, dico non di Rifondazione Comunista, ma della sinistra radicale, dal terreno della rappresentanza con una forza autonoma, insomma non come satelliti del PD per capirci, impedisce l'ingresso nel dibattito politico nazionale delle questioni che noi poniamo. Non c'è nessun telegiornale che ha aperto con la notizia dei 17 miliardi su cui le commissioni danno il parere favorevole. E badate bene, con tutti i difetti che ha avuto Rifondazione Comunista, ma santo cielo, il fatto che dicesse non ci alleiamo con il centro-sinistra se non fate questo e quello, poi abbiamo visto è andata pure male perché quando hanno firmato che l'avrebbero fatto non hanno mantenuto i patti, ma almeno faceva discutere di quelle cose. Oggi tutto questo non accade e fa una drammatica differenza tra l'Italia e gli altri paesi europei, o meglio ci rende simili a gran parte dei paesi dell'est. Ora io ho sempre stato un movimentista, la prima volta che mi hanno dato il movimentista è stato a 14 anni, credo 13-14 anni, quindi non sono sospettabile di istituzionalismo assolutamente né di elettoralismo, ma voglio dire non è che il problema è dei partiti che non riescono a ritornare in Parlamento. Io lo domando a chiunque è un militante per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, chiunque è un pacifista, un ambientalista, ma possiamo fare la transizione ecologica con questi signori senza che ci sia un conflitto aperto con le tesi che molto spesso sostengono? Cioè, davvero il tema che tu poni, Franco, è a mio parere ineludibile. Bisognerebbe discutere come lo facciamo in una maniera efficace. Bisogna però tener conto che molte persone hanno l'atteggiamento di rifiutare il dibattito sulla questione elettorale perché uno sono frustrate, due sono deluse e tre pensano che non porti da nessuna parte. E quindi c'è molto da discutere su come costruire su questo terreno un'iniziativa efficace. È evidente che una iniziativa sociale forte, anche qui io penso che vada detto chiaro, l'Italia è piena di vertenze e lotte, ma se non salgono di livello come capacità di mobilitazione, e non è un problema di chi fa le lotte ovviamente, ma di tutti noi, che non solo dei partiti, direi anche del sindacalismo più militante, delle associazioni, dei movimenti, beh, è evidente che non si produce neanche un contesto che rende possibile il terreno della politica elettorale, perché questo elemento c'è, perché oggi le forze della sinistra radicale in Italia sono estremamente deboli. Concludo dicendo che io però la penso come
Loris Caruso che ha aperto, cioè insomma è stato il primo, quello che ha rotto il ghiaccio nella nostra assemblea, cioè che bisogna darsi obiettivi molto ambiziosi, perché come sempre nell'assemblea ha ricordato Emilio Molinari, noi possiamo anche essere estremamente minoritari in questo momento, cioè una piccolissima, ormai piccole minoranze, tra l'altro escluse dal circo mediatico, però le questioni che poniamo sono potenzialmente maggioritarie, come dimostrò la questione dell'acqua pubblica a suo tempo. E quindi bisogna, a mio parere, ragionare su un progetto che sia ambizioso, non rinunciando ad affrontare il problema che tu poni, anche perché se ci si rinuncia, poi altri occupano quello spazio. Grazie Maurizio. E abbiamo compagni che vogliono interloquire con te anche attraverso Facebook, quindi ti leggo una domanda che ci fanno, anzi che ci fa Roberto Musacchio dalla pagina Facebook. E la domanda è chiaramente, è evidente che noi manchiamo, oltre che di soggettività politica, anche di una soggettività sociale che in questo asso di tempo riesca a mobilitare. Veniamo insomma da un appiattimento, vogliamo dire così, delle forze anche sindacali rispetto, diciamo, ai temi del lavoro, i temi dell'ambiente, i temi della vita stessa, diciamo, guardiamo la questione dei vaccini che stiamo affrontando a mani nude, insomma, devo dire per la prima volta con un grande rassemblement di forze sociali. Però è evidente che per avere una costruzione di un'alternativa e di un'opposizione, quindi di un'alternativa, serve la soggettività sociale, che è dispersa in questi mesi, in questi anni. E quindi come pensi, quali siano i soggetti a cui fare riferimento per la costruzione di questa nuova alternativa? È evidente che il lavoro precario, le condizioni di vita e di lavoro ha frantumato l'idea stessa di collettività. Come se ne esce da questa condizione? Ma io innanzitutto voglio segnalare una cosa, che ovviamente la pandemia, dato che impedisce assembramenti e impone il distanziamento sociale, ha acuito una situazione che però c'era precedentemente. Cioè in Italia non ci sono più movimentazioni di massa, se escludiamo, non una di meno, i Fridays for Future. Da anni, cioè da anni la sinistra radicale non è in grado di determinare scadenze come c'erano, fino l'ultima è stata il 2011, quella manifestazione molto sfortunata che tutti ricorderete. È da allora che noi non abbiamo una mobilitazione, insomma, in grado, al di fuori dei due poli di forze sociali e politiche, che abbia una forza, una visibilità. Ecco, lavorare su questo terreno, a mio parere, sarebbe fondamentale. Quest'anno è il ventennale di Genova e questo richiede anche un lavoro tra tutte le soggettività organizzate per avere un atteggiamento che sia quello su cui lavorammo quando fu creato il Genova Social Forum. Poi ci sono le singole campagne che è importante far crescere. Io credo che noi dobbiamo avere un obiettivo, quello di sviluppare un blocco popolare, perché dalla politica oggi sono escluse o non sono pienamente rappresentate molte istanze. È evidente che innanzitutto c'è un tema gigantesco del lavoro,
e che forse la cartina di tornasole, perché adesso siamo in un momento in cui il governo si appresta a spendere un bel po' di soldi, anche se su questo molto si sta anche costruendo come narrazione. Quindi comunque non siamo in un momento, diciamo, di austerity. Però il salario minimo, la lotta alla precarietà, oggi sono usciti i dati della disoccupazione, la maggior parte dei soggetti, insomma, siamo 1 milione di disoccupati in più, perché sostanzialmente chi viene colpito è i settori più vulnerabili, e quindi chi non è rientrato nel blocco dei licenziamenti. Quindi è evidente che c'è da costruire una piattaforma condivisa, che tra l'altro è già condivisa da tutti i mondi della nostra area, anche su questi temi, su cui costruire mobilitazioni. Ma a mio parere noi dovremmo anche pensare di costruire, di allargare i nostri riferimenti sociali, perché faccio un esempio: a Pasqua e Pasquetta non hanno chiuso i centri commerciali e i supermercati, perché è ancora in vigore la liberalizzazione del commercio votata dal governo Monti, e quella liberalizzazione non solo ha rovinato la vita ai dipendenti del commercio, ma ha colpito fortemente, con una concorrenza sleale, il piccolo commercio e gli esercizi vicinato. Ora, i due partiti che avevano assunto una posizione simile alla nostra contro la liberalizzazione selvaggia del commercio, la Lega e il Movimento 5 Stelle, hanno completamente tradito quegli impegni. Tant'è vero, appunto, che non hanno più toccata. Faccio solo questo esempio perché, al di là, perché mi sta molto a cuore, trovo davvero incredibile che non siano stati vaccinati cassiere e cassieri, ma perché dà l'idea che è possibile un'alleanza tra il lavoro autonomo e i lavoratori dipendenti a grande distribuzione. Alla fine, se noi ci pensiamo, con lo scioglimento del Partito Comunista, ma forse le cose erano cominciate già prima, già ai tempi del patto dei produttori, ma almeno lì era un compromesso sociale serio, gli ex comunisti diventati di centro, neoliberali e neoliberisti, sostanzialmente hanno, nella prima fase, poi hanno abbandonato anche i sindacati alla loro strada, ma sostanzialmente hanno fatto accordi, patti, per candidarsi al governo del paese con la Fiat, con prima Agnelli, poi Marchion, con le banche, cioè sì, loro hanno teso a fare un patto tra quella che era stata la sinistra italiana e l'establishment. Noi forse dovremmo lavorare invece, come facevano i comunisti una volta, alla costruzione di un blocco popolare, perché chi l'ha detto che il lavoro autonomo debba andare per forza a essere rappresentato tutto in un mondo dove ci sono molti mondi diverse dalla destra? E chi l'ha detto che tanti settori sociali che vengono chiamati ceto medio, poi a volte molto impropriamente, non abbiano interesse invece a stare in uno schieramento antiliberista coerente? Pensiamo alle professioni. Oggi il lavoro autonomo, i giovani avvocati, ma oramai non giovani, anche quelli di 50 anni, mica sono l'avvocato di una volta, che diciamo era il benestante, eccetera, eccetera, di un'elite, eccetera. Sono intellettualità di massa che c'è il problema di pagare la cassa forense, perché non sbarca il lunario, e quindi organizzare il nostro blocco sociale dell'alternativa è una cosa di cui, a mio parere, dovremmo discutere di più. Quindi aveva ragione Roberto a fare la domanda, perché noi tendiamo sempre a discutere rispetto alla collocazione delle forze politiche o ai rapporti tra organizzazioni politiche, mentre ovviamente dobbiamo maggiormente fare un po' come fece Mao, no? L'analisi delle classi in Cina, poi capire chi sono i nostri nemici e quali gli amici, e andare all'attacco. Se noi fossimo più forti, per esempio, dovremmo organizzare un grande movimento per riprenderci le spiagge, perché questi partiti iperliberisti che hanno liberalizzato di tutto, l'unica cosa che tutti insieme hanno difeso è il privilegio
di chi occupa per decenni e con concessioni a durata infinita le nostre spiagge. Ecco, per esempio, organizzare il popolo dei proprietari delle spiagge, che sono la totalità della popolazione, ecco, dei beni comuni, sarebbe una cosa interessante, molto, molto rosso-verde. Noi dovremmo ragionare sempre di più in questi termini, però è evidente che questo si fa parallelamente alla costruzione anche di un movimento che consente di avere la forza di creare un largo coinvolgimento popolare. Vado io? Sì, Franco, prego. Una domanda che la riprendo però da Riccardo Rifici della nostra redazione, che non è presente ma che voleva sottoportola, che è un po' una delle questioni chiave, cioè la possibilità di combinare una forza, questo lo dico io, uno strumento politico di massa che mette insieme rappresentanza del lavoro, quindi degli sfruttati, degli operai, non solo, anche di parte di quei ceti, diciamo, che ormai sono sempre meno autonomi in realtà, esistono nella società, con le tematiche ambientali, questioni complesse, abbiamo visto l'ILVA, abbiamo visto tante vicende con quali poi combinare le due cose è difficile. Invece l'altra cosa, questo, quella domanda è l'impressione che a volte ho, che rischiamo di disperderci in tanti obiettivi giusti, a volte, come dire, in elenchi di obiettivi anche molto radicali, ma che sono assolutamente spropositati rispetto alle nostre forze. Sto parlando un po' di tutta la nostra area, anche diciamo dalla parte sindacale, la parte politica, il movimento, eccetera, e invece forse potrebbe anche essere più utile individuare due o tre questioni sulle quali, che non sono solo quelle che per noi sono importanti, ma che a partire da quel blocco sociale che ti dicevi possiamo costruire attraverso alcune questioni sulle quali battiamo in modo continuativo e con forza, cercando di ottenere risultati anche da oggi. Faccio un esempio, è venuta fuori la questione della patrimoniale. Adesso non entro nel merito, è giusto porla, non è una priorità, non è una priorità, ma in realtà ne abbiamo parlato per un po', poi tende a passare in secondo piano, poi magari fra sei mesi, un anno, tornerà all'ordine del giorno, però non vedo sempre come dire, la determinazione di individuare un obiettivo e poi su quello di battere con forza, con continuità, in modo da costruire, come dire, un'identificazione fra le persone che ci guardano, che ci ascoltano, e quel tema che sta loro a cuore. Questi sono, mi sembra, già due argomenti abbastanza ricchi. Ma guarda, sono d'accordo con te. Ovviamente l'obiettivo di costruire un movimento che abbia il livello di complessità e di forza adeguato alla fase, insomma, non è una passeggiata. Stante anche la situazione italiana, perché per esempio in Francia se i nostri stanno un po' meglio, poi anche lì magari si dividono e si creano anche insomma dei bei guai, ma comunque insomma esistono e pesano molto di più nella dialettica politica, però è anche vero che questo è anche a seguito di cicli di lotte che hanno visto i sindacati in una posizione molto combattiva nel contrasto alle misure, alle riforme che invece in Italia non c'è stata negli anni che abbiamo alle spalle. Quello che tu dici è vero, ma credo che ci sono 4-5 cose su cui bisogna insistere sempre. Va detto che forse però quello che manca oggi in Italia da parte nostra è la capacità di sintetizzare una visione di società, un'alternativa, cioè delle parole d'ordine che diano l'idea che da una parte ci sono
la quasi totalità delle forze politiche e dall'altra c'è la sinistra. Perché poi si ripete spesso questa cosa che noi diciamo e che dicevi tu adesso, bisogna scegliere pochi obiettivi. Ma se noi diciamo che i nostri obiettivi, le nostre campagne sono solo su due cose, probabilmente scopriranno e ci diranno: ah, come voi rivendicate solo. Io sono convinto, per esempio, che noi dobbiamo insistere perché ci sia un piano per l'assunzione di 1 milione di persone nella pubblica amministrazione, nel settore pubblico. E questa volta sarebbe concreto, perché al contrario di Berlusconi, che diceva che li avrebbe creati con la deregulation, noi diciamo fate i concorsi e assumete 1 milione di persone. E siccome l'Italia è al di sotto della media europea di almeno 1 milione di persone, possiamo indicare il fabbisogno di scuola, sanità e di tantissimi altri settori, arrivarci facilmente a questo 1 milione di persone. Però, e credo anche che sia una rivendicazione, come quella della tassazione dei ricchi, chiamiamola così perché c'è la patrimonio, vanno colpiti i patrimoni, ma secondo me va aumentata anche la tassazione sui redditi più alti, la progressività fiscale, eccetera. Insomma, tassare i ricchi è un altro punto. Ma se io dicessi soltanto queste due cose, qualcuno mi direbbe: sì, ma non mettiamo in discussione i bassi salari e la precarietà del lavoro. E giustamente uno mi dirà anche su questo, ma anche inserendo la rivendicazione di un salario minimo legale orario di 10 euro, cosa che mi sembra sacrosanta su cui costruire mobilitazione, o il rilancio della parola d'ordine della riduzione di orario di lavoro, che oramai da tutto il mondo ne discutono, ma nessuno che dica cavolo avevate ragione voi nel 1998, ma noi ci diamo ragione da soli e andiamo avanti. Dette queste quattro cose, le potrei enunciare altre, qualcuno mi potrebbe dire che siamo economicisti e che ci sono altre rivendicazioni relative all'ambiente e via discorrendo che vanno inserite. E quindi è difficile. Alla fine, io credo che, diceva un grande storico, Thompson, no? Che la classe si costituisce individuando, facendo l'esperienza comune della lotta contro un nemico. E cioè, insomma, alla fine la gente ha cominciato a pensare di far parte nell'Ottocento della classe lavoratrice, e su questo poi arrivò il buon Marx, no? Si inserì alla grande, ma avendocela con i più ricchi dobbiamo fare qualcosa di simile, perché se non si ricrea questa cosa, io credo che non sarà sul singolo punto programmatico che noi riusciamo a uscire fuori da questa cosa. Qual è la difficoltà oggi a rideclinare il conflitto di classe nell'immaginario collettivo? È che in Italia abbiamo milioni di microimprese, per cui il padrone non è il Agnelli di una volta a Mirafiori, e quindi c'è un sacco di gente che per esempio è iper sfruttata dentro la catena del valore, si autosfrutta, eppure non ha una mentalità antagonista verso le classi dominanti, magari ce l'ha verso gli immigrati. E tutto questo va analizzato, perché noi dobbiamo molto ragionare su come costruiamo una narrazione nostra. Gli americani in parte ci sono riusciti, Sanders e compagni, dopo Occupy, con la cosa dell'1%. In Italia è più complicato articolarla in questa maniera, a mio parere, ed è per questo ha avuto meno successo, parlo a livello di massa, però noi dovremmo riuscire a fare qualcosa del genere, cioè a disegnare, a tratteggiare una narrazione diversa e fare sì che poi i singoli punti programmatici facciano emergere come gli interessi della maggioranza sociale di questo paese, o della collettività intera, della specie in alcuni casi per quanto riguarda la questione ambientale, abbiano come avversario determinate elite. Va bene, io non sto cercando di fare la caricatura del discorso populista, da cui poi c'è sempre da imparare, d'altronde la Clau, i populisti hanno imparato da Togliatti, quindi insomma
bisogna però cioè su come riattualizzare un discorso di classe popolare nel nostro paese oggi in una forma diversa da quelle che da destra sono state portate avanti. E credo che questa sia la difficoltà su cui lavorare, ovviamente poi costruendo campagne su singoli punti che ci qualificano in maniera forte. Io citavo quello della pace, per esempio, perché mi sono ricordato l'altro giorno, qui sono tutti eredi di Berlinguer perché devono prendere i voti di tutti i creduloni che pensano che il PD sia erede, non sia insomma quello che ha messo Berlinguer in una bara, ma addirittura sia insomma il soggetto erede. Ma ai tempi di Berlinguer, credo nell'81-82, il Partito Comunista, quando si faceva la lotta contro gli euromissili, fece un manifesto del tesseramento in cui si vedeva un missile e la scritta: se non ti occupi di politica, la politica si occupa di te. Oggi noi abbiamo il paradosso che quella che la televisione chiama sinistra, quella per cui la gente va a riempire le piazze delle sardine preoccupata, oddio, se dovesse vincere la destra, chissà che catastrofe succede, persino per Bonaccini e Giani, ebbene, quella lì è lo schieramento di quelli che vogliono i missili. Ora, io non riesco a pensare che noi non si possa ricostruire uno schieramento popolare di quelli che non vogliono i missili, che vogliono il lavoro, vogliono la sanità, e su questo costruire un'idea di società, un'alternativa di società da contrapporre, possibilmente che riesca a essere anche un po' frizzante e non dare l'idea che insomma riguardi semplicemente l'evocazione di un passato glorioso, ma che riguardi il presente. Io sto, ho appena finito di scrivere la postfazione a un libro molto bello che uscirà tra poco, che è del 2019, entusiasmante sul Green New Deal, Planet to Win, con prefazione di Naomi Klein, scritto da vari esponenti del Democratic Socialists of America. E quello che mi ha colpito è il fatto che in questo libro loro declinano moltissimi punti programmatici, tantissimi, è un intero libro di punti programmatici praticamente, ma è l'idea forza, cioè per salvare il pianeta e fermare la catastrofe ecologica c'è bisogno della giustizia sociale. Poi questo viene declinato per l'intero libro con tantissime proposte programmatiche, anche riferimenti del passato. La cosa interessante è che nella prefazione di Naomi Klein è citata persino la Comune di Parigi. Però la cosa interessante è questa, che al di là dei 200 punti programmatici che ci sono, e sono tutti punti che noi condividiamo, che fanno parte anche del nostro patrimonio, viene però c'è la visione, cioè per salvare il pianeta ci vuole la giustizia sociale, ci vuole l'intervento pubblico e via discorrendo. E quindi il popolo americano, se vuole affrontare queste emergenze, deve rivolgersi a una politica di sinistra. Anzi, non dice manco che il popolo deve rivolgersi, ma dal popolo deve nascere una spinta. Cioè, non mi dilungo ulteriormente perché leggerete il libro, insomma, lo presenteremo, spero, appena esce. Però ecco, io credo che noi in Italia siamo indietro rispetto all'elaborare, se posso citare un grande ex comunista, Jack Kerouac, che pochi ricordano, fu iscritto al Partito Comunista Americano, anche al sindacato quando c'era il marinaio. In un suo romanzo dice: ho nella mente un'immensa visione, ed era, parlava in quel caso di una visione ecologica, eccetera. Ora, ecco, noi dobbiamo offrire una nostra visione alternativa e poi i punti programmatici considerarli parte della visione. Dubito che per una singola issue invece noi riusciamo a ritornare centrali nel paese. Questo ovviamente non implica che su 3-4 cose dobbiamo continuare con le campagne come stiamo facendo, a partire dalla questione dei vaccini, che mi sembra decisiva. Grazie Maurizio. Io ho soltanto un'altra questione che a me preme.
Io sono totalmente d'accordo con questa idea che tu adesso ci davi, cioè che la creazione di una visione complessiva che poi sia poi l'articolazione di tutte le proposte che a sinistra vengono messe in campo. Quindi, e siamo oggi, diciamo, condannati pure a essere esclusi dalla rappresentanza politica anche per una legge. Diciamo per il distacco tra la gente e la politica, e vedere ci fa male il cuore vedere persone pensare che il Parlamento vada ridotto a macerie e che la rappresentanza politica non abbia più un ruolo. E chi fa politica, io me lo sento dire anche a casa, chi fa politica è un po', lo fa per interesse personale. Ecco, come adesso Montanari, che ha partecipato all'assemblea, dava alcune indicazioni su una battaglia che secondo me è anche di civiltà, ma in generale come pensi che noi si ripossa riconquistare questo ruolo della politica tra le masse, tra la gente? Ma guarda, innanzitutto io penso che sia fondato il disprezzo della gente per la politica, perché non è che questo disprezzo c'è da alcuni anni semplicemente per le campagne populiste dall'alto che sono state certamente condotte, tra l'altro in alcuni momenti salienti, cioè quando la sinistra radicale in Parlamento era determinante in una maggioranza di governo e aveva, sommando tutte le varie formazioni, credo il 12%, e c'era Bertinotti presidente della Camera, il Corriere della Sera ha scoperto la casta, adesso pare che invece da quattro anni che hanno scoperto che l'establishment, cioè il principale problema italiano è che la gente disprezza l'establishment e va ricostruito invece la credibilità dell'establishment. Però oltre alle campagne di delegittimazione del Parlamento e della politica dall'alto, che sono tutt'uno con il neoliberismo, perché alla fine l'offensiva, la controrivoluzione neoliberista è partita negli anni 70 dalla Trilateral, che è Trilateral di cui mi pare vari esponenti del PD, tra cui anche il segretario Letta, siano parte o invitati, mi corregga Franco che è un esperto, però quando io ero ragazzino nelle sezioni si insegnava che il famoso rapporto della Trilateral, quelli erano il nemico. Adesso il leader della sinistra della televisione, davvero la situazione orwelliana, è uno che va agli incontri della Trilateral, vabbè, comunque. Si intitolava il rapporto La crisi della democrazia, in cui, come sapete, si diceva, insomma, questa democrazia tra politici che devono spendere perché devono accontentare i settori sociali che protestano se no non gli votano, i sindacati, eccetera, le cose non funzionano. Però oltre a questo, nel disprezzo per la politica che c'è e che viene cavalcato per ridurre il ruolo del Parlamento, svuotarlo, per insomma i processi che sono stati definiti post-democrazia, quella che noi una volta definivamo democrazia autoritaria, ci siamo pienamente dentro, la nostra non è più la democrazia di 40 anni fa in Italia. Chi non se ne accorge e ci sbertuccia perché siamo i partitini fuori dal Parlamento non si rende conto di quanto si siano ristretti gli spazi di democrazia reale nel nostro paese, e che non è un problema nostro ma è un problema anche loro. Della capacità dei loro problemi di arrivare dentro le sedi in cui si decide. Però è oggettivo che questo processo è stato agito da partiti, e quindi che la gente pensa che i politici siano politicanti, beh, diciamocelo, nel 1950 tre quarti degli italiani avrebbero dato del fascista a uno che faceva un discorso qualunquista, perché credo che gli elettori di Pietro Nenni, ma anche quelli di De Gasperi e sicuramente quelli di Togliatti, avrebbero detto: no, quelli del partito mio sono persone per bene che
che si hanno da fare per la comunità, anzi i nostri capi e gente che ha fatto sacrifici, ha rischiato la vita per la... o no? Se c'è questa crisi della legittimazione della politica, c'è anche un problema di crisi della politica. Ora noi, quindi, a mio parere, ma questa è una mia convinzione da anni lontani, quando io ritengo che la sinistra radicale italiana, Rifondazione in particolare, ha fatto l'errore principale che ci ha fatto perdere l'appuntamento con la crisi che si apriva di consenso. Insomma, noi dobbiamo essere in sintonia con l'incazzatura della gente verso la politica, ma indirizzarla verso obiettivi democratici. Ora, il problema nostro non è che la gente se la sia presa con la casta, perché nella guerra civile in Francia Carlo Marx parlava già contro la casta, spiegava che la Comune di Parigi eliminava la casta, cioè un ceto politico separato dalle classi popolari. Gramsci parlava di casta al servizio della politica come casta al servizio dei politici e dei banchieri, in termini uguali a quelli che usò Podemos M15 Spagna. Io credo che noi dobbiamo fare una battaglia, oggi che viene fuori che anche il Movimento 5 Stelle è entrato in famiglia e si è trovato bene, noi dobbiamo fare una battaglia per la difesa del ruolo non che ha oggi il Parlamento, che dovrebbe avere il Parlamento e che ha avuto nei momenti in cui ha funzionato effettivamente, con tutte le imperfezioni di questo mondo, però l'ordinamento uscito dalla resistenza con la Costituzione repubblicana. E quindi va articolato attacco a questa politica, che a mio parere è più establishment che establishment, ma ci rendiamo conto che qua la gente fa il ministro, il giorno dopo entra in un consiglio d'amministrazione. Sileri, vice ministro della sanità del Movimento 5 Stelle. Io l'ho sentito lui dirlo in una trasmissione che poi quando finirà lui non si ricandiderà perché ha già un contratto per andare a lavorare per il San Raffaele. Cioè neanche il tema del conflitto di interessi è più in campo in questo paese. Se uno va a fare un'inchiesta su quelli del PD, finiscono a fare politica e vanno da un'altra parte, cioè oramai... Quindi questa critica all'establishment va condotta in maniera radicale, con proposte però che siano democratiche. E, tra l'altro, questi non hanno manco tagliato, hanno tagliato il Parlamento, ma non hanno tagliato le retribuzioni dei parlamentari. E la rivendicazione centrale, io credo, debba essere il ritorno alla proporzionale, io la dico così, della Prima Repubblica. Cioè la proporzionale senza sbarramenti, che non siano sbarramenti derivati dal metodo di calcolo. E quando noi facemmo questa battaglia, noi ma anche Rodotà e tanti altri, insomma, noi come forza politica, credo che fummo solo noi i Verdi allora, con il Grau eccetera, nel 93 ci dissero che eravamo conservatori. Noi a mio parere dobbiamo dire che questi dal 94 assistiamo a un fallimento completo di tutti i progetti pseudoriformisti messi in campo da centrodestra e centrosinistra, e che non riteniamo conservatore tornare alla legge elettorale che ha garantito in momenti difficilissimi, quando si il più lungo periodo di progresso del popolo italiano. Perché dico questo? Perché proprio il libro americano che citavo spiega perché loro usano sempre il riferimento al New Deal. Non è che lo idealizzano, sanno delle contraddizioni del New Deal, però dicono tutti gli americani sanno che nel periodo del New Deal i bisogni popolari furono affrontati dal governo, cioè lo Stato ebbe un significato positivo, cioè un periodo positivo nell'immaginario delle famiglie americane. Ecco, noi dovremmo rivendicare, io credo, senza essere conservatori, il fatto che col proporzionale la possibilità che il Parlamento fosse specchio del Paese ha obbligato a una politica più vicina ai bisogni popolari. Su questo io credo, come proponeva Tommaso, che noi dovremmo fare una campagna sapendo che non è detto che la potremo spuntare, perché è evidente che tutto questo sistema politico finto bipolare però si regge sulla legge elettorale, per cui tu voti contro tal dei tali e non per le tue idee, i tuoi bisogni
eccetera. Detto questo, noi dobbiamo fare una campagna costante, ecco, su questo tema, perché va detto una cosa, io lo dico, dobbiamo liberarci dalla sindrome di Stoccolma, in realtà noi siamo minoritari, perché ogni volta che si aprono delle urne la gente pensa che c'è il pericolo che vinca la destra. Questo pericolo esiste soltanto perché il centro-sinistra e poi il PD hanno voluto, imposto e difeso il maggioritario. L'unica cosa buona che aveva fatto Zingaretti era mettere in discussione questa idea qui, anche se con una proposta purtroppo insomma un po' liberticida, ma comunque l'aveva messa in discussione. Anche su questa Letta è tornata indietro, perché diciamo il pericolo della destra non esisterebbe in questo paese se ci fosse il proporzionale. E voglio ricordare storicamente che prima del passaggio al maggioritario il Movimento Sociale Italiano credo fosse al 4%, Franco che è uno che si ricorda molto i dati, forse non arrivava al 5%, giusto Franco? Sì, più o meno attorno alla pressione. Esatto. Oggi, dopo 30 anni di maggioritario, abbiamo primo partito la Lega e all'inseguimento Fratelli d'Italia, che ha la fiamma del Movimento Sociale nel simbolo. Ora, io direi a tutti questi ossessionati dal pericolo di destra di dare l'assalto alle sedi del PD, perché è l'unico modo per, ma non col, per chiedere al PD le cose di come si chiama, di come si chiama quello di, delle sardine, eccetera, o di Occupy PD, che sono tutti modi, insomma, per dare al PD quella centralità che altrimenti non avrebbe. No, no, per dire al PD scioglietevi, fate qualcosa, non diventate per la proporzionale, vi tiriamo le pietre per la strada, perché davvero la più grande fabbrica di spostamento a destra della politica italiana è stato il sistema maggioritario. E su questo io credo che davvero la campagna non possa che essere per noi una costante, anzi io dirò di più. A mio parere, lo dico per gli amici di Sinistra Italiana, io direi che con chi non è per il proporzionale non ci si può alleare alle elezioni, perché ed è un errore di Rifondazione Comunista degli anni passati, quando eravamo forti, non porre come condizione per l'alleanza elettorale, per far vincere il centro-sinistra, la modifica della legge elettorale. Da questo punto di vista avremmo dovuto dare retta a quelli che capirono da parte capitalista 30 anni prima che solo modificando la legge elettorale si sarebbe scardinata la democrazia italiana come l'avevamo conosciuta nel dopoguerra. Grazie Maurizio, non ti teniamo più. Io devo andare al medico, quindi. No, ti ringrazio, poi riprenderemo questo discorso, questa chiacchierata con te, anche in funzione dei nostri rapporti, ma soprattutto in funzione del percorso che avete aperto con l'Assemblea e che speriamo riesca in qualche modo a rimettere sul tavolo le questioni che la sinistra deve affrontare per avere ancora una volta e ancora con maggior forza una rappresentanza, una presenza nel nostro paese che è davvero necessaria. Grazie, grazie anche di aver nominato Planet Twin, che io modestamente come Transform abbiamo in parte contribuito alla realizzazione, e quindi saremo contentissimi con te magari di presentarlo proprio certo, in occasione dell'uscita. Siete coeditori, quindi. Va bene, grazie ancora, grazie a Franco di essere stato con me a accompagnarmi in questa intervista, e ci vediamo sulle nostre pagine domani con il nuovo numero di Transform Italia e i nuovi articoli che accompagnano questa intervista. Grazie ancora a tutte e a tutti, e a presto. Ciao, ciao. Ciao compagni, ciao. Ciao, ciao, ciao.